Brava Pixar, finalmente sei tornata in sala con un nuovo vero film Pixar. Con Inside Out 2 sembra essere tornati ai tempi del primissimo Inside Out. E forse in parte così, perché a me sembra di aver visto più o meno lo stesso film. Questo sequel, e potevamo anche possibilmente aspettarcelo, prende tantissimi elementi dal primo film e li riporta qui con qualche reinterpretazione o qualche copertura di cambiamento, ma alla fine è sempre la stessa cosa. Per esempio anche persino la morale, la lezione finale del film per alcuni personaggi è la stessa identica del primo. Io non mi lamento assolutamente di un Inside Out 2, primo perché tantissimo tempo fa ho fatto un video si farà un Inside Out 2, e sì, siamo arrivati ad oggi che è effettivamente uscito, e paradossalmente Inside Out è proprio uno dei franchise di Disney che potrebbe continuare all'infinito perché parla di una vita, parla di Riley e della sua crescita, quindi perché fermarsi, soprattutto dopo i diversi risultati al cinema, visto che già nel weekend d'apertura ha infranto diversi record, come per esempio quello di migliore esordio per un film d'animazione nella storia del cinema, 295 milioni in 2-3 giorni. Ovviamente aspettiamoci il miliardo, io sono veramente contento. Ieri tutte le proiezioni erano con le sale piene. Ed è una cosa che non vedevo da tantissimo tempo, forse neanche nel mio piccolo cerchio ristretto di Palermo, del cinema UCI di Palermo, diciamo per Barbie, forse per Barbie è successo. Però non vedevo quel cinema così pieno da tantissimo tempo, ho avuto difficoltà a prendere il posto. E quindi sinceramente credo anche in un possibile Inside Out 3. Tornando al film, i personaggi principali ci vengono di nuovo presentati, casomai non avessimo visto il primo film, c'è un piccolo momento iniziale in cui si fa la conta delle emozioni principali, ma in questo sequel, ed è in realtà una cosa che succede molto spesso, sono state inserite delle retcon, ovvero degli elementi che i personaggi all'interno della storia fanno finta che siano sempre esistiti. Però in fin dei conti sono cose che vengono inserite solo adesso con il secondo film. Per esempio, non è uno spoiler, la coscienza di sé. Quell'elemento non c'è assolutamente nel primo film, tutte quelle location collegate alla coscienza di sé, però qui fanno vedere che è una cosa che esiste fin dai primi momenti di vita di Riley. In realtà anche le altre emozioni sono più o meno delle retcon, perché entrando nelle teste degli altri personaggi, come i genitori o anche in questo film le amiche di Riley, non esistono ansia, imbarazzo e robe varie. E questo era in realtà il problema che mi spaventava di più per questo sequel, perché non credo che queste emozioni scompaiano con la pubertà, e poi ci sono stati fatti diversi studi per il primo film, e quelle 5 emozioni sono in realtà le uniche emozioni base che poi scaturiscono queste altre emozioni che vengono presentate in questo film. Però potremmo anche trovare delle scuse, magari con la crescita queste altre emozioni hanno un altro controllo, si occupano di altre cose da un'altra parte e noi non le vediamo per questo nelle altre teste. Non lo so, sto cercando una scusa in qualche modo, però sì, è una retcon anche questa. Contando poi tra l'altro che con la crescita ci sono altre emozioni, qui abbiamo uno sguardo a nostalgia che fa una comparsata, non è uno spoiler perché si vede anche nei trailer, ed è anche grazie all'esistenza di nostalgia come nuova emozione, ulteriore nuova emozione, che penso ad un possibile Inside Out 3 con Riley un po' più cresciuta. Comunque queste nuove 4 emozioni capitanate da ansia, e poi c'è anche imbarazzo, invidia ed ennui, che non sarebbe in realtà la noia come noi la conosciamo, ma è un'emozione un po' più stratificata e complessa, sarebbe una fusione tra la malinconia, l'insoddisfazione, il disinteressamento, comunque diverse cose, ma semplifichiamo con noia. Qui giocano il ruolo di antagonisti sia per le emozioni che per la stessa Riley. La parola antagonista è ben diversa da villain, da cattivo, perché spiegano due concetti diversi, e a me sinceramente queste nuove emozioni sono anche piaciute. Le mie preferite tra le new entry sono ansia ed imbarazzo, anche se quest'ultimo è un po' in secondo piano, però ha le sue scene. Oltre a loro, il grande antagonista di questo film è proprio la pubertà. Io finalmente questo settembre smetterò di essere un teenager e, diventerò un 20-ager? Sì, esiste come termine. Però alcune situazioni me le ricordo veramente tanto bene, anche perché poi crescendo alcune di esse non ci lasciano mai. In questo film, come anche nel primo, adoro le allegorie, ovvero quei momenti in cui Riley ha una certa reazione a un qualcosa che succede, o dice una cosa, oppure pensa, fa una scelta, ma nella testa, all'interno del quartier generale delle emozioni, ci fanno vedere cosa succede realmente, tra virgolette, quindi basta un tocco a quella console, un tocco sbagliato, un tocco per errore che quella reazione umana accade. Le fusioni tra i colori in quella console è una cosa che mi piace tantissimo. E a volte è anche molto divertente capire il motivo allegorico secondo cui quella piccola ruga sulla fronte cambia direzione, cambia inclinazione o quella lacrima in più, ecco. Oltre alle nuove emozioni antagoniste ci sono altri personaggi che possiamo identificare come dei sostituti per Bing Bong. Giocano più o meno quello stesso ruolo, anche se molto meno emozionali. Però per chi ha visto il film, quei tre li adoro.
soprattutto quelli con stile di animazione differente. Anche se appunto ricalcano un po' il ruolo secondario di Bing Bong, mi è piaciuto come li hanno trattati. Tecnicamente è pazzesco, Pixar ha questo potere di migliorare la propria animazione film per film. Qui gli umani sono più umani, con dettagli come capelli, peli, brufoli, rughe, sudore, tutto più dettagliato, ma anche i vestiti, i luoghi. Sembra tutto più realistico mantenendo comunque quell'aura di animazione, di animato. Ma anche la fluidità delle immagini o persino la regia, perché sì, i film animati hanno anche una regia per chi non lo sapesse. C'è una scena quasi sul finire del film, diretta secondo me veramente bene, fa venire proprio l'ansia in modo positivo anche allo spettatore che la sta guardando. In questo campo Pixar è sempre ottima, 10 su 10, assolutamente. Persino per film come Elemental, che è veramente tanto minore in confronto a questo, come anche Lightyear. Comunque, tanti riferimenti al primo film, tanti riferimenti anche alla Disney in generale, e sono anche tante le scene che fanno venire un po' il brividino. Ripeto che il film non è riuscito ad emozionarmi come il primo. Non è neanche minimamente ai livelli del primo Inside Out, e personalmente neanche ai livelli della sequenza di Bing Bong. Attenzione, non è assolutamente un brutto film, anzi ce ne fossero di così, ma forse avevo le aspettative un po' alte, anche perché ne avevo sentito parlare come uno dei migliori film Pixar, e no. Il primo sì, per quanto mi riguarda, questo no. Sarebbe stato interessante, tra l'altro, e spero che venga fatto in futuro, addentrarsi di più all'interno dello spettro della sessualità dell'essere umano, in questo caso di Riley. Certo, ovviamente sempre sotto un punto di vista accessibile ad un pubblico piccolo, anche se questo Inside Out 2 è un po' più adulto in confronto al primo, forse perché puntavano ad un pubblico di adolescenti più che bambini piccoli. Però mi sarebbe piaciuto vedere qualche accenno qui. Non che secondo me almeno non ci sia, qualche avvisaglia potrebbe anche esserci. E mi è sembrato che giocassero tanto sul fatto della possibilità che Riley sia bisessuale e o no binary, ma che magari è troppo piccola per comprenderlo. Secondo me ci giocano veramente, hanno accolto più o meno le teorie del primo film sul fatto che le sue emozioni nella sua testa hanno sia il genere maschile che il genere femminile, al contrario dei suoi genitori che sono tutti maschi per il padre, tutte femmine per la madre, stessa cosa le sue amiche qui. Non saprei, forse sto esagerando, ma anche se c'è quella post-credit per chi ha visto il film, anche quell'elemento potrebbe in qualche modo ricondursi a questa possibile scoperta di Riley. Il finale è sicuramente una delle migliori cose del film, anche se la morale per i personaggi, la lezione finale è la stessa del primo, però alla fine possiamo anche dire che è questa la vita, si imparano quasi sempre le stesse lezioni. Anche qui un certo personaggio si rapporta con il nuovo e deve in qualche modo imparare questa lezione. Spero che in un possibile terzo non venga riproposta questa stessa morale in un nuovo contesto, con appunto inserimenti di nuovi personaggi che possono essere, non lo so, amore, per esempio. E in definitiva vi consiglio comunque di andare a vedere Inside Out 2, primo perché comunque è un film molto bello, sia tecnicamente ma anche narrativamente. Superata più o meno la soglia del pensiero che stiamo rivedendo in molte cose il primo film, è un film veramente ottimo. Emozionalmente magari non ai livelli dell'originale, però anche se avrei preferito appunto addentrarsi anche sul fattore sessualità, tratta in modo abbastanza intelligente il periodo dell'adolescenza e della pubertà. Il film mi è sembrato appunto indirizzato a un pubblico leggermente più adulto e più maturo di quello del primo film, possibilmente anche ai genitori che si rapportano con dei figli in quel periodo oscuro, perché alla fine Inside Out 2 è un film che parla di quanto sia difficile capirsi, autocomprendersi in quel periodo della vita, e di quanto sia proprio impossibile cercare a quell'età di capire e di conoscere il proprio futuro e le proprie certezze. Inside Out 2, in ogni caso, è promosso.